Giampiero, prima di lasciarti vorrei con te rivivere alcune testimonianze che ai noi non abbiamo più. Mi riferisco a quelle persone, a quegli anziani di questo luogo, di questa comunità che hanno potuto toccare con mano la santità di Francesco Maria Greco. Ecco, già quando lui era qui, sì, su questa terra, testimonianze di persone che ormai non c'erano più, ma che tu porti nel cuore, soprattutto, sì, ne puoi essere anche portavoce. Marci ragazzi, venivamo qui in parrocchia e poi le persone anziane allora ci raccontavano nel loro modo semplice di dire che lo vedevano in estasi. Dice che loro lo chiamavano l'arciprete. L'arciprete, dice, si diceva in dialetto, s'alzava così da terra, però loro non potevano capire. Poi una cosa bella di quest'uomo, che durante il giorno trascorreva tutta la giornata qui. Quindi qualcuno delle persone che stava economicamente, diciamo, meglio, gli portava quel poco per desinare. Lui un po' lo prendeva e l'altro lo lasciava per i bambini che sapevano che c'era qualcosa. Grazie, grazie, grazie di cuore, e noi ritorniamo con Don Enzo a continuare questo straordinario viaggio. Grazie a voi. Grazie mille. Don Enzo, ora è arrivato il momento di parlare della spiritualità di Don Francesco, questa spiritualità che vede insieme questi due cuori. Sì, è nello stemma delle piccole operaie pensato quando Francesco era ancora giovane, era ancora in seminario a Napoli, proprio queste, la scritta che ci sta sotto i due cuori è «Gustate e vedete». Ci fa gustare la bellezza della presenza e della protezione di Dio. Lui sognò questi due cuori incrociati, attorniati da una corona di spine, per simboleggiare l'amore di Dio presente nella vita di ciascuno, soprattutto nella vita di un sacerdote, che può sempre e deve sempre confidare in Dio. Siamo nell'anno della misericordia e tanti cuori si volgono al Signore secondo la devozione portata avanti da Giovanni Paolo II e da Santa Faustina. E molti volgiamo lo sguardo a quel cuore di Cristo aperto, e sotto l'immagine che Santa Faustina fece preparare c'è scritto «Confido in te». Il «Confido in te» non è un appoggiarsi, un rifugiarsi devozionale, ma è una grande professione di fede. Cioè, ogni opera, ogni evento nella vita del credente trova senso in Dio che lo protegge, lo guida, lo sostiene. Le sue opere, dall'ospedale alla parrocchia, che era il luogo dove i bambini, con la scusa del catechismo, facevano colazione, mangiavano un tozzo di pane in più, erano traduzioni concrete di un'opera d'amore di Dio che passa nella carne di ciascuno, certo, di noi. Proprio di quei luoghi noi abbiamo un RVM, ce lo andiamo a vedere e poi torniamo con te per parlare della grande opera sociale di Francesco Maria Greco. Da un luogo straordinario a un altro, siamo nella stanza dove visse e morì la cofondatrice, e siamo con Suor Raffaella, che insieme a padre Gianni Califano
accurato il processo di beatificazione, quindi la postulazione per questo processo del beato. Sorella, grazie per questa disponibilità. Parliamo della postulazione che l'ha vista impegnata, ecco, in prima linea con Padre Gianni, ecco, quindi raccontiamo a chi ci ascolta anche le sensazioni, le emozioni, ma soprattutto quanto di bello avete vissuto e quanto andremo a trasferire. Allora, con Padre Gianni abbiamo consegnato un primo miracolo alla congregazione, però il miracolo non è passato. E poi, mentre stavamo un po' chiudendo la prima fase, è venuto questo dottor Di Gianna raccontando quello che era successo alla moglie. Per cui la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di raccogliere tutto il materiale e farlo già esaminare a Roma. Questa signora si chiama Nina Pangaro, che ha una lontana familiarità con il fondatore, con Monsignor Francesco Maria Greco, da parte della mamma. Si è verificato in lei la rottura dei seni venosi del cervello, quindi la parte più profonda del cervello. E quindi, siccome il marito medico si è reso conto della gravità della moglie, che dava segni di squilibrio, allora è stata portata prima a Cosenza, poi a Cosenza si sono resi conto della gravità ed è stata trasferita a Taranto. E qui è operata in extremis dal professor Resta. Però l'operazione, possiamo dire, non è riuscita perfettamente, anzi è andata a complicare ancora di più quelle che erano le sue condizioni di salute. Per cui lei è entrata nel coma e nel coma dice di aver visto una grande luce a forma di croce e dentro questa luce un sacerdote che si è avvicinato a lei e le ha chiesto: tu mi conosci? E lei ha detto: io non ti conosco. E lui ha detto: io sono Francesco Maria Greco. Tu sei stata male, però sei guarita e quindi tu devi ritornare ai tuoi figli. Per cui lei è uscita dal coma e ha riconosciuto poi questo sacerdote attraverso un'immaginetta che il marito gli aveva fatto vedere. Per cui poi è partito, diciamo, tutto l'iter del processo e della raccolta di tutto il materiale per presentarlo poi alla Congregazione dei Santi. La ringrazio e con la luce di un altro diamante noi ci lasciamo, guardiamo, ecco, le immagini che ci portano anche a commentare questo luogo straordinario nel quale, la ringrazio, ci ha portato, e poi torniamo da Don Enzo a continuare il nostro viaggio, ma soprattutto, ecco, il nostro percorso all'insegna di questo modello di misericordia. Don Enzo, il 21 maggio è un giorno importantissimo per Cosenza, per l'arcidiocesi di Cosenza Bisignano, perché è la data della beatificazione allo stadio di Cosenza, una grande festa che consegniamo ai nostri telespettatori attraverso questo RVM. Yeah.
Eminenza Reverendissima, quale Arcivescovo e Metropolita di Cosenza Bisignano, unitamente a Sor Alma Franco, Superiora Generale della Congregazione delle Piccole Operaie dei Sacri Cuori, ho domandato umilmente al Sommo Pontefice Francesco di voler iscrivere al numero dei Beati il venerabile servo di Dio Francesco Maria Greco. Litere apostolice. Nos vota fratris nostri Francisci Antoni Nolè, Ordinis Fratrum Minorum Conventualium, Archiepiscopi Metropolite Cosentini Bisignanensis, nec non plurimorum aliorum fratrum in episcopatu, multorunque Christi Fidelium Explentes, De Congregationis De Causi Sanctorum Consulto, Auctoritate Nostra Apostolica Facultatem Facimus, ut Venerabilis Servus Dei, Franciscus Maria Greco, Sacerdos Diecesanus et Parocus, Indefessus Evangelii Apostolus, Congregationis Sororum Parvarum Operariarum a Sacris Cordibus Fundator, Beati nomine imposterum appelletur. Eiusque festum, die decima tertia mensis januarii, qua in celum ortus est, in locis et modis iure statutis, quot annis celebrari possit, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, datum Rome apus Sanctum Petrum, die decima mensis mai, anno Domini bismillesimo decimo sexto, pontificatus nostri quarto, Franciscus Papa. Animo grato alla Santissima Trinità e a Maria Santissima Madre e Regina della nostra Diocesi, voglio dire il mio grazie anzitutto al Santo Padre Francesco, che ho avuto la gioia di incontrare insieme ai confratelli Vescovi lunedì scorso in occasione dell'Assemblea della CEI a Roma e dal quale ho ricevuto la benedizione e il saluto da portare a tutti noi e all'intera diocesi che oggi esulta e gioisce per questo solenne ed emozionante evento. Quando nel saluto personale ho avuto modo di dire al Santo Padre che il nostro Beato Francesco Maria Greco incarna esattamente il modello di presbitero che egli ci aveva appena delineato, e cioè un uomo tutto di Dio, amico di Gesù, missionario, costruttore di comunione, scalzo, leggero e senza agenda, Papa Francesco mi ha guardato con compiacenza e con il suo consueto sorriso mi ha detto: amen, sempre avanti con gioia. Andiamo avanti con speranza, anche se non sempre con ottimismo, come ama ripetere Papa Francesco. Amen. Grazie.
prima della chiusura ci facciamo un regalo insieme, un'intervista speciale. Un ospite d'eccezione è la signora, anzi, nonna Michelina. Nonna Michelina, voi avete conosciuto l'arciprete, qual è il ricordo che avete? Io l'ho conosciuto quando era prevato. Quando era giovanotto, un figlio che era una quattordella di anni, che era una quattordella di 8 anni, di 10 anni, manco la vita. Passava i muri, una quattordella così e passava le muri. E mi trovo un portone dove mi era, perché ho visto che prima ti incasciato, e non vado a dire, ce l'ho dato a Gesù Maria, e lo faccio oggi sempre, e se ne viene una cosa, che sai. Era breve, come breve, erano santi. A persona, quando era la pecorella, ho visto come Gesù Cristo, che da quando era lì 6 anni, io senza mamma, cresciuta. Il sacerdote, nuova, il sacerdote, era il tempo nostro e vediamo come Gesù Cristo e vediamo santo. L'arciprete era ebreo, per me era come un sacerdote santo, eravamo attaccati alla religione e io mi sento la messa a San Francisco. Petrella, una cosa della Petrella. E poi io del sacerdote le voluto bene, che io a San Francisco mi conversavo pure che veniva il sacerdote e le diceva la messa. Quando la poteva dire, poi quando la poteva dire, c'era il limone. Signora Michelina, quanti anni avete? 40 anni. Fatto conto quanto poteva essere. Sono diventato 14. Quando passavo il sacerdote, che danno era? È difficile, i conteggi sono tanti gli anni, però lei ha 102 anni. 102 anni. Congratulazioni. Grazie. Grazie, grazie alla signora Michelina e noi ora andiamo a conoscere anche Suor Damiana. Un'altra straordinaria testimonianza l'abbiamo sfogliando questo album dei ricordi, ma soprattutto un album che ci riporta a dei momenti di vita importanti. Sorella, grazie per questa testimonianza che ci regala. La sentiamo non come icono dell'Ordine, ma la sentiamo ecco, soprattutto come colei che ha vissuto varie fasi del percorso e dell'opera del padre, sì, della cofondatrice, quelle fasi che sono partiti dalla creazione fino ad arrivare alla trasformazione a quello che oggi viviamo. Beh, sì, una vita dedicata al Signore, ma sicuramente qualcosa nel quale il Signore ha dato tanto. Sì, sicuramente i ricordi sono tanti. È una storia che inizia in un momento, no, della vita e che poi il Signore ti conduce per vie che tu proprio non immaginavi. Io quando penso a tutte le cose belle che il Signore mi ha fatto vivere, mi commuovo. Ecco, mi sto commuovendo anche adesso. E quindi posso veramente raccontare questa vita che ho respirato all'ombra dei fondatori, del Beato Prossimo, il nostro Francesco Maria, e anche della madre Maria Teresa De Vincenti, che come donna, ecco, era il modello a cui io volevo proprio rifarmi.
sono stata in poche comunità, ho attraversato pochi chilometri all'interno dell'Italia, ma tantissimi all'estero, perché le missioni anche sono state un'esperienza meravigliosa che io ho potuto vivere. E mi sono sentita sempre in missione, perché con tutte le cose che c'erano da fare, anche i sacrifici che il Signore mi chiedeva, perché andare a letto sempre a mezzanotte, all'una, e studiare di notte e di giorno lavorare, per me era una missione, ed era una missione che sentivo direttamente, ecco, richiesta da Dio. Mi sono ritrovata a vivere una vita bellissima e se rinascessi 100 volte, 100 volte la seguirei, la farei. E questa è una cosa meravigliosa. Grazie, grazie sorella per questa testimonianza, e noi torniamo ora da Don Enzo. Don Enzo, tutto questo percorso, per il quale io ringrazio la diocesi, ringrazio le sorelle che ci hanno anche permesso di poterlo realizzare e consegnare ai nostri telespettatori come percorso di evangelizzazione, ma soprattutto come quel messaggio di speranza, quel messaggio del bello, del positivo che vogliamo trasmettere ad ognuno, non può non essere contestualizzato al giorno d'oggi, perché tutto quello che abbiamo visto, siamo partiti da una storia veramente lunga, diversi secoli, ci porta oggi a dire che è un messaggio più che mai attuale. Ecco, come portare avanti queste testimonianze, soprattutto questi segni che il Signore ci manda e ai quali non possiamo sicuramente rimanere disattenti. L'attualità del messaggio che Francesco Maria Greco dà alla nostra Chiesa, dà alla nostra diocesi, è veramente forte, è veramente bello. Prima di tutto per i tanti sacerdoti, in un momento in cui c'è un po' di sfiducia e c'è anche qualche attacco ingeneroso contro tanti sacerdoti che ogni giorno lavorano nelle loro parrocchie, nel silenzio, ed è lì che si fanno santi, che è la loro palestra di santità. Francesco Maria Greco dice si può diventare santi nel proprio stato di vita. Lui lo ha fatto come sacerdote, ma ha indicato a noi la stessa strada, la strada del cielo. Naturalmente i pilastri della sua vita spirituale sono stati l'Eucaristia, l'amore per la Madonna e l'amore per lo studio. Questo è anche un bellissimo percorso da riproporre a quanti desiderano diventare sacerdoti oggi, che si impegnano nella formazione, perché oggi più che mai la Chiesa ha bisogno di pastori, ma che sappiano rendere ragione della speranza, che sappiano mediare il Vangelo attraverso i media, ma anche attraverso il primo media che è la parola. E un sacerdote che non studia, diceva lui, è meglio che non diventi sacerdote. Oggi più che mai, in questo contesto moderno, di grandi sfide, di grandi domande, anche di grandi preoccupazioni, la Chiesa può puntare anche sulla formazione dei sacerdoti come via per mediare quella bella notizia che ha coinvolto la vita di Francesco Maria Greco, che ha coinvolto la nostra vita, che deve coinvolgere la vita di tanti. Grazie, grazie Don Enzo, e con l'augurio, ecco, che ognuno possa aver rubato, carpito, preso qualcosa da questo percorso e che lo possa testimoniare nella propria vita e con la propria vita. Noi vi salutiamo e vi ringraziamo per averci seguiti, soprattutto ringraziamo tutta la comunità di Acri, di Cosenza, ringraziamo te, ringraziamo le suore per averci dato questo straordinario modello di misericordia da raccontare. Grazie ancora.